La pace del Signore sia con tutti noi. Un buongiorno e un buon martedì a tutti quanti. Spero che il Signore questa notte abbia benedetto tutti quanti, perché le preghiere sono state così tante questa notte che sono stato veramente commosso. Stamattina c'è una piccola riflessione più la parola del Signore che vorrei mettere in evidenza, il Salmo 23, il buon pastore, il divino pastore. E con questo vorrei lanciare un MP3 come presentazione vocale del Salmo. A Dio sia la lode e la gloria e in Cristo Gesù. Amen. Salmo numero 23, Salmo di Davide. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in verdeggianti paschi, mi guida lungo le acque chete. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Quanto anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, poiché tu sei meco. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa al cospetto dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con olio, la mia coppa trabocca. Certo, beni e benignità m'accompagneranno tutti i giorni della mia vita, ed io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi, lunghi giorni. Amen. Fin qui la parola del Signore. E come vediamo, il Signore non manca della sua parola. Chi si accosta a Lui va verso una lieta gioia, una lieta speranza, germoglia e anche si riveste. A volte guardiamo i gigli dei campi, la parola del Signore dice i gigli dei campi, guardatelo. Neanche il re Salomone fu vestito così, splendente. Perciò significa che la natura che il Signore ha creato, ha predisposto, ci dà questa gioia nell'essere nello splendore. Chi mette tutto nelle mani di Dio. E questo, miei cari, nella grazia del Signore, vogliamo veramente mettere in atto queste parole che abbiamo ascoltato, come del Salmo 23, dove dice il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Da quando ho accettato Gesù, ringraziando Dio, non mi è mancato niente di quel che ho chiesto e di quello che ho avuto di bisogno. Certamente non possiamo chiedere cose che il Signore non ce li dà, perché non siamo alla portata, è per il nostro bene, ma ci dà il sostegno, ci dà quella benedizione che noi abbiamo bisogno. A volte noi magari vorremmo qualcosa che, e quella qualcosa il Signore non ce la dà perché ci fa deviare dalle sue vie. Ecco il motivo che non riceviamo quel qualcosa che noi desideriamo così ardentemente. Noi dobbiamo chiedere tutto quello che conguaglia nella parola del Signore e nel sistema che Lui ci sta preparando per una via più decente nella via celeste che il suo figliolo sta preparando da 2017 anni. E su questa via, se noi pratichiamo la parola del Signore come Lui ci sta
progettando, avremo questo splendore predisposto che dice sulla parola del Salmo 23. Egli ci fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. A volte, vedete, c'è una tempesta dentro di noi, o fuori di noi, o nelle vicinanze di noi. E qui, nel versetto 2 del Salmo 23, ci dice: egli ci fa riposare in verdeggianti pascoli e ci guida lungo le acque calme. Anche se la tempesta dovrebbe inondarci, siamo calmi. Se siamo nel Signore della tempesta, il vento, il Signore lo fa deviare altrove. Altrove. Quella tempesta non ci sommergerà. Anzi, la calma prospererà su di noi, internamente di noi, al di fuori di noi e nelle vicinanze di noi e nei amici migliori che noi abbiamo. Questo è un grande dono del Signore che ci dà ai suoi figli. Non solo ai suoi figli, ma a chi lo ama, lo adora, giorno e notte, attimo dopo attimo, frazione di secondo dopo frazione di secondo. Perché il Signore non si cerca solo la domenica, o nelle feste, o nei noviluni, oppure nel momento critico che stai affondando. No, non si cerca solo. Il Signore si cerca anche nella gioia. Perché? Per ringraziarlo, per adorarlo. E qui nel versetto 3 ci dice: egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia e per amore del suo nome. Vedete? Non solo ce lo conferma con il Salmo 23, ma per il nome che lui porta. Il Signore Dio porta tanti nomi, è vero. Ma se lo adoriamo in Spirito Santo, con il solo il pensiero, senza nominarlo, perché Dio non ha bisogno di nominazioni, non ha bisogno di decreti, di qualsiasi altra. Dio si ama in Spirito. Oh Signore, così ti adoro, ti adoro. Non ha bisogno, per rispetto della gente, vado in chiesa. No, non ha bisogno di questo. Dio bisogna amarlo anche mentre dormiamo. Nel semiveglia, nel dormiveglia, quando siamo negli incubi. Negli incubi bisogna amarlo di più, perché ci tira fuori da quegli incubi. Solo con il pensiero: Signore, nelle tue mani sono, liberami da questo incubo. Ecco, e all'istante sei fuori da quell'incubo. Se stai precipitando, lui ti sosterrà, manderà un esercito di angeli a sosterrarti con le loro mani su un materasso di piume. Miei cari, e qui ci dice nel versetto 4, dice anche: se camminassi nelle valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Vedete, anche
volte io, prima di conoscere il Signore, avevo paura di andare di notte nei cimiteri. Di notte avevo paura, mi spaventavo se qualche spirito usciva dalla tomba e mi rapisse. Vedete, a volte questi pensieri che ci tormentano, ci tormentavano, o alcuni in questi giorni, scusate che sto prendendo questo spunto dei cimiteri, perché siamo nei giorni che la gente va a visitare le tombe, come se tutto l'anno non esistessero. Ma per rispetto della gente vanno al cimitero a portargli i fiori, a piangere e magari a fare dei comizi in vaniglia. E guardare chi non viene e reclamare la sua presenza la prossima volta. Vedete, miei cari, questo è un fare di rispetto dell'uomo. Miei cari, quando uno ama una persona bisogna amarla con il cuore, e l'animo. E no, la domenica andare in chiesa per rispetto dell'uomo o di chi? Gesù dice, dove due o tre sono insieme, io sono nel mezzo. Perciò non hai quel bisogno di onorare per rispetto dell'uomo. Se vuoi andare in chiesa, che ben venga, ma deve venire dal tuo cuore e non spinto per rispetto delle persone. In chiesa si ci va con il cuore, sapendo che in chiesa c'è lo Spirito di Dio che tu vai ad adorare là, ma tu Dio lo puoi adorare in qualunque luogo. Sia ben chiaro, quando uno deve fare qualcosa, lo deve fare per rispetto personale a Dio. Io non sono contro nessuno, nessuno. Amo e rispetto tutte le cose che in questi giorni, in questi anni, ho potuto assaporare. Io do rispetto a tutti e nel rispetto dico la verità. Quando bisogna fare qualcosa lo deve fare con il cuore. O uno, se vai in un ufficio, dal rispetto, se vai in un colloquio, dal rispetto, perché il rispetto è la cosa più bella che esiste. E qui ce lo conforma il Signore attraverso questo salmo e attraverso uno scritto che ho messo di stamattina qui nella chat. Lo potete controllare. Sbirciando la chat vedete ciò che ho scritto. È qualcosa che interessa a tutti. E nel versetto 5 ci dice: per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo e la mia coppa trabocca. Vedete? Chi segue il Signore, lui stesso, con lo Spirito Santo, ti colma il capo di olio di unzione, di Spirito Santo. Fa traboccare il tuo capo, fa traboccare tutta la tua persona sotto un'immersione di Spirito Santo e la tua tavola traboccherà tutti i giorni della tua vita di bene e benevolenza, di ogni cosa, sia spirituale che materiale. Se tu farai e seguirai la parola di Dio al 100%, senza sgarrare niente, perché la parola è valevole, dal primo versetto della Genesi fino
all'Apocalisse fine. Così è stato detto e così sarà. Devi prendere dall'inizio alla fine in parola di Spirito di Dio e non replicare la parola di Dio, l'ha scritto l'uomo, e l'uomo che cosa ne sapeva, e questo e quell'altro. Tu devi prenderla divina, come se l'avrebbe scritto Dio con il suo pugno, come scrisse i 10 comandamenti, con il suo pugno, quando dette la tavola a Mosè, dei 10 decalici. Solo così tu avrai quello che c'è scritto nel versetto qui che abbiamo letto nel Salmo 23, nel versetto 5. E nel versetto 6 ci dice, certo, bene e bondà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni fino all'eternità, eternità, eternità, eternità. E Dio mi darà gioia di vivere accanto alla sua presenza come in questo momento. Grazie Signore, alleluia. Grazie papà. Alleluia. Grazie papà. Tu sei il Re. Tu sei l'Alfa, tu sei l'Omega, tu sei tutto. Sapevo che visitando io te tu ti faresti sentire. Grazie che ho potuto stamattina visitarti e ti voglio adorare papà tutti i giorni della mia vita. Ti voglio adorare papà perché tu sei l'Eterno mio Padre. Da quando ti ho conosciuto, tu sei stato sempre con me. È vero, papà, ho deviato diverse volte la tua strada, ma tu sei stato sempre con me, mai tirato fuori dal fango, dal pandano che ero arrivato. Stavo sprofondando, Signore, ma tu mai teso la tua mano e mai tirato fuori da quel fango che il nemico mi voleva gettare. Hai avuto pietà di me. Grazie. E io, come non posso in questo momento adorarti, ti adoro con tutto il cuore. Grazie papà. E in questo momento, dato che sono qui alla tua presenza, ti voglio presentare tutta l'umanità, Signore. E in questo momento languisce in gemiti di disperazione. In questo momento manca il sostegno, Signore. Il lavoro scarsisce. È scarso. C'è disoccupazione, Signore. L'uomo in questo momento non è capace di intendere e di volere. Non sa che pesci prendere, Padre. Fai che l'uomo possa essere avvicinato a te, Signore, comprendere la via che tu hai indirizzato quest'oggi
verso il cammino della vita celeste. Ti prego, Padre, è vero che tu hai fatto il tuo piano e questa disoccupazione subentra nel tuo piano, ma ti prego, Padre, ti supplico, elargisci benedizione di abbondanza, Signore, in questo momento. Fa prosperare il mondo. Manda per effetto l'abbondanza, Signore. Non te lo chiedo per l'umanità che è avvantaggiata negli anni, ma per i bambini te lo chiedo. I grandi ci accontenteremo di ciò che il governo ci dà, ma i bambini sono innocenti. Tutti questi bambini che nasceranno in questi anni non hanno colpa. Non hanno colpa. Ti supplico, papà. Elargisci abbondanza su tutto l'universo. Ma non sia fatta come io in questo momento sto presentando questa supplica, perché io non sono nessuno, ma sia fatta secondo la tua volontà, secondo il tuo volere. Ma ti prego, abbi compassione, non per noi adulti, ma per i bambini. Non hanno colpa, non hanno conosciuto l'abbondanza che abbiamo conosciuto noi. Grazie. Grazie, papà. Anticipatamente, grazie. Non so quello che farai, non so quello che deciderai, ma io ti ringrazio. Anticipatamente. Sia fatta la tua volontà. Nel mondo. Amen. Figli miei, figli miei, oggi, se tutti mi seguiranno, se tutti puliranno il loro cuore e la loro anima, e seguiranno il mio figliolo, io manderò l'abbondanza.
non solo nei vostri cuori, nelle vostre anime, ma nel mondo. Se tutti faranno la mia volontà, avrete tutto. Amen. Gloria a te. Alleluia. Gloria a tuo nome, Signore. Santo, santo. Grazie, papà. Alleluia. Alleluia. Gloria a tuo nome, Signore. Gloria a te, papà. Gloria a te, nome, Signore. Gloria a te, nome, Signore. Alleluia. Ebbene, miei cari, nella grazia, penso di non avere più nient'altro da aggiungere, perché quando parlo a Dio tutto tace. Tutto tace. Che oggi il Signore si è fatto sentire. Vorrei pregare non per me soltanto, ma per tutti. Chiniamo il capo e adoriamo il Signore. Alleluia, santo, santo sei Signore. Tu sei il nostro Dio, il nostro Padre. E questa mattina, Signore, ti vogliamo ringraziare che tu hai parlato e ci hai donato quella pace, quella sensazione di fare la tua volontà. Non soltanto come ho anticipato all'inizio della trasmissione, la domenica o qualche giorno o qualche sera, ma sempre, notte e giorno, attimo dopo attimo, frazione per azione, secondo per secondo, minuto a minuto. Grazie Padre, che possiamo adorarti sempre in eterno. Stamattina, Signore, dopo questa adorazione e dopo questa speranza che tu ci hai donato, che se seguiamo te tutti, tutti, nessuno escluso, tu ci darai l'abbondanza. Ci darai la vita, la felicità e la potenza. E oggi vogliamo prenderlo tutti quanti come segno. Vogliamo prenderlo come segno e devozione
verso di te attraverso il tuo figliolo, Gesù Cristo. Oggi, Signore, vogliamo portare a te, attraverso Gesù, tutti i nostri pesi, le nostre angustie, le nostre difficoltà. E oggi tu sicuramente ci darai il contraccambio di ciò che hai promesso. Grazie Padre, benedici ancora tutti i nostri familiari, benedici mia moglie, i miei figli, mia nuora, la sua gravidanza, aiutala, sostienila, benedici ancora il mio genere, donagli calma, tranquillità, serenità, felicità, ancora i miei nipoti in tutto il mondo, ovunque essi siano, benedicile tutti, ancora i miei consuoceri, sia quelli che sono in Italia che quelli che sono qui in Germania, ancora benedicile e ti ringrazio per il viaggio di ritorno di un appartenente, dei miei consuoceri, del bellissimo viaggio che hai incluso. Grazie Signore, ancora ti prego di benedire i miei amici e anche i miei nemici. Fai che anche se io ne abbia ancora qualcuno nemico, che possa essere benedetto ancora di più dei miei amici, per segno di devozione che li amo. Grazie Padre. Ancora Padre, ti prego per il terzo mondo, che in questo momento gli manca il sostegno, Signore. Dai un'anticipazione di ciò che tu hai promesso. Un piccolo sostegno, Signore, a questi paesi bassi di povertà. Aiutale, Signore, che possano già avere un piccolo fiore d'amore, di speranza, di felicità e di prosperità. Anticipa, Signore, a queste persone che stanno cercando con tutto il cuore un appoggio, una speranza, addirittura che cercano di trovare il meglio a costo della vita, si imbarcano sapendo che c'è la morte durante l'imbarcazione clandestina e tante altre, per sopravvivere, Signore. Ti prego, ovunque si trovano, manda un anticipo di benedizione a questa gente. Una piccola parte di quello che hai promesso. Mi sto commuovendo di nuovo, papà. Grazie. Grazie. Sapevo, papà, che questo me lo concedevi. Una piccola parte, benedizione a questa gente profuma, clandestini e tante altre bisognose. Che anche nella sua terra rifiorirà la felicità. Rifiorirà l'abbondanza, anche nel deserto sarà trasformato in giardino di fiori splendenti. Grazie papà. Alleluia.
Ancora Padre, ti chiedo benedizione ancora per me, come l'ultima volta, come disse Paolo una volta. Fai che possa fare di più di quello che sto facendo. Utilizzami per la tua gloria, per il tuo amore, per la tua felicità, per tutto quello che tu hai predestinato. Sono qui, Padre, prendimi, utilizza, nelle tue mani metto tutto me stesso, attraverso il tuo figliolo, Gesù. Grazie. Alleluia. Ti voglio ringraziare, Padre, nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo, che tu hai mandato in questo mondo. E se non era per questo, io non ero qui, alla tua presenza. E ti ringrazio che hai fatto questo gesto. Tu hai sacrificato il tuo Figlio, il tuo unico Figlio, per me e per tutto il mondo. E noi ne siamo onorati. Per questo gesto che tu hai fatto. Oggi ti rendiamo gloria, onore e benedicenza. A te sia la gloria, sempre e per me. Amen, Padre. Nel nome di Cristo Gesù. Cari, nella grazia io dovrei chiudere il video, faccio nel video un'indicazione, lo potete leggere dopo l'inizio del testo. Nella parola del Salmo 23, il Divino Pastore, c'è una riflessione, leggetela, perché fa parte di questo video. Sicuramente chi la leggerà comprenderà ciò che ho detto. Ciò che ho detto coincide, e non perché questa riflessione è venuta da me, ma è una conferma di una persona spirituale che l'ha confermato attraverso lo Spirito di Dio stamattina. È fresca fresca. In più vi trascrivo il mio sito in questo momento. Detto, il mio sito è www.gesulalucedelmondo.it. È un sito cristiano dove, entrando in questo sito, troverete tutto quello che
che vi porterà verso una strada, come dice il Salmo 23. Se lo prendete con gioia, lo guardate, ci sono migliaia e migliaia di siti internamente che vi danno gioia, amore, potenza, sicurezza e anche coraggio di farle anche voi, di adoperarvi per il bene dell'umanità, perché la parola di Dio dice: chi segue me, fiumi di acqua viva scorgeranno dal tuo seno. Fiumi di acqua viva scorgeranno da te. Perché tu non sei fatto diverso di me. Siamo stati creati da un uomo e attraverso quest'uomo da una donna. Dio ha creato l'uomo, Adamo, attraverso Adamo, la donna Eva. È venuto tutto, una progenie fino a oggi, quello che siamo. Perciò siamo uguali, siamo fatti tutti a immagine di Dio. E Gesù dice nella sua parola: se crederai fermamente di ciò che io ti sto mandando, e lo crederai fermamente, anche tu farai miracoli. Anche tu farai miracoli. E ne farete, dice la parola di Dio, maggiori. Perché voi siete tanti. E maggiori saranno i miracoli. Capite la parola di Dio attraverso Gesù cosa dice? Se noi da oggi prendiamo in atto ciò che il Signore Dio stamattina ha detto, che tutti ritorniamo a Dio, a Lui, Lui ci darà l'abbondanza, schiaccerà il verme della distruzione, inonderà tutti i campi di benedizione. Non ci saranno più bisogno neanche di parassiti e antiparassiti, perché tutto germoglierà alla gloria di Dio. Ora, miei cari, fate presente di ciò che il Signore Dio oggi ha detto. E tutti torniamo a Dio, noi saremo benedetti. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Amen. Vi saluto, vi abbraccio come se fossimo di presenza, così stretti uno contro gli altri, sentiamo il calore del nostro corpo con amore e con bontà. E vi saluto con un grande bacio. A tutti. Dal fratello Angelo Piccone, che vi ama e vi vuole servire fino alla fine dei tempi che il Signore ci dà. Possibilità di vederci o sentirci. Amen.